Buonasera, siamo con Davide Garofalo, allenatore di questa Roma, e Mattia Perotti, bomber della stessa. Davide, questa Roma passa ai quarti di finale, da vedere se primo o secondo in base al risultato della Juventus che sta giocando in questo momento, però dai, possiamo essere soddisfatti. Come hai visto la partita? La partita l'ho vista bene, a prescindere dal risultato che fanno le altre squadre, perché a noi poco interessa, perché comunque per vincere il mondiale bisogna vincere tutte le partite, quindi è indifferente il risultato degli altri, mi interessa il risultato della mia squadra, ma poi è un gruppo stupendo, anzi vorrei ringraziare, perché l'intervista precedente non ho ringraziato l'organizzazione, è stupendo, è stupendo di far parte di questo torneo. Niente, volevo fare complimenti a Mattia, cioè non per niente, c'è un po' di razza, certo gol, quindi. E volevamo proprio passare da Mattia perché noi, il nostro staff ha deciso di donargli questa maglia. E questo è un passaggio di testimonia a te che ti sei meritato questa gloria con tre classifiche cannoniere vinte. E a son di gol un mondiale vinto, il mio giocatore non l'aveva vinto, e penso che però se quest'anno vinci il torneo è di diritto questo premio, non lo so, questa domanda sarà la giuria a deciderlo, però se fosse per me. Al di là del mio giocatore capolaniere, sono contento di questo obiettivo raggiunto, che comunque è stato bello, perché comunque vincere ogni anno con i propri amici, vincere comunque, giocare più che altro, più che vincere con i propri amici, è sempre una bella soddisfazione. Quest'anno niente, proviamo come al solito a vincere, comunque abbiamo fatto 7 punti in 3 partite, vogliamo farne 9, la prima partita magari ce l'abbiamo un po' mangiato noi, stavamo sul 3-1, però per ora secondo me la squadra è forte, come al solito ce la giocheremo fino alla fine. Ti ringrazio sempre l'organizzazione e anche grazie alla maglietta comunque. Non è facile raggiungerlo, anche perché se andiamo a vedere il secondo classificato, abbiamo fatto la classifica, sta o a 67 o a 68, non mi ricordo bene, dobbiamo farti conto. E quindi tu stavi a 99 e abbiamo detto questa maglia l'ho fatta. Poi non segna, sarà strano, perché segni sempre. Uno sarebbe stato imbarazzante se avessi fatto un gol per noi. Comunque Mattia, ancora complimenti a questa Roma, e al mister vogliamo domandare una cosa: questa Roma dove può arrivare? Può arrivare lontano, sicuramente, ma lontano di località o alzerà il trofeo? Dipende se il gruppo rimane così unito, da tutti i giocatori, dal mio amico Campos, che lo saluto, che ride mentre faccio l'intervista. Lo sappiamo anche noi, anzi lo riprendiamo solo addirittura e lo invitiamo anche qui a dire due paroline anche lui, se vuole, Alessio. Grande giocatore, una forza in più quest'anno, ricordiamo gli acquisti Alessio Campos, Matteo Santori, Stefano Ferrieri per un gruppo vincente già, quindi mister quest'anno, Alessio quest'anno al mister ci dovete regalare questa cosa, se no, questa vittoria secondo il mister ha fatto poco, visto che ha un gruppo vincente, ha aggiunto dei talenti come voi, perché ricordiamo che avete e farete la storia del calcetto. Speriamo bene quest'anno, il secondo posto è un fallimento quest'anno, solo la vittoria sicuramente. È un dovere verso il mister, verso la squadra che ho fatto, verso quello che fa per noi, mi sembra il minimo ricambiando la vittoria. Comunque ricordiamo di ringraziare anche Shake Bar che ha permesso questa sponsorizzazione per questa squadra e come rappresentante a Davide Garofalo. Ringraziamo voi, ringraziamo la Roma e in bocca al lupo per tutto. Benvenuto Andrea Minotti di questo Torino che perde la terza partita su 3 del girone, ma dobbiamo sottolineare la forza delle altre squadre per il contrario e la mia forma fisica, quindi inevitabilmente sono state 3 sconfitte, dove la prima magari qualcosa di buono si è visto, ma nelle altre due partite le partite sono state con un divario netto e che voi vi siete presentati un po' impreparati. Dori, effettivamente questa è la verità, l'analisi giusta di queste partite. Comunque questa è una squadra molto organizzata.
squadrata e penso che arriverà in fondo in questo torneo. E purtroppo noi siamo arrivati un po' con una forma fisica un po' scadente e vediamo un po' se ci possiamo rifare del mondiale. Guarda, io te lo auguro a nome di tutta la nostra associazione, però ti posso dire che bisogna presentarsi anche al mondiale un po' più, con una rosa un po' più, più numerosa, perché questo torneo partecipano tutte squadre abbastanza allenate fisicamente e quindi bisogna essere... Poi stasera c'è anche parecchio assenze, quindi anche questo senza un cambio. Comunque io ve lo consiglio, come ve lo consiglio, venite preparati perché tecnicamente sei una squadra valida, però se fisicamente non reggete dopo il confronto diventano difficili. Grazie per il consiglio e complimenti per la manifestazione. Grazie a te Andrea e ci vediamo alla prossima. Grazie. Buonasera, siamo con Fabrizio Tarpino, rappresentante della Lazio Over 35 e Pierpaolo Colagiovanni della Juventus. Buonasera. Partecipanti del Mondiale Over 35 che quest'oggi si sono battuti sul campo di gioco del P2 e scusate, tutti in unzione, si sono battuti sul campo di gioco del T2 dove ha avuto la meglio la Lazio vincendo per 4-0, se non erro. Quindi battuti è una parola grossa. Travolti dalla Lazio, se vogliamo. Però dai, la serie giocata, è stata una bella partita, Pierpaolo, le impressioni sul match? Niente, l'impressione è che qua paghiamo Modena Lazio con la carta d'identità purtroppo, che si è ingiallita e quindi tutti ci travolgono tutti quanti, visto che abbiamo fatto 3 partite del girone con appena 3 gol realizzati e 0 punti fatti in classifica, però puntiamo tutte sulle fasi eliminatorie, sugli scontri diretti, quindi ci stiamo mantenendo le energie per quelle partite importanti. Allora interveniamo col microfono perché abbiamo dei problemi di audio. E mo non mi fa ripetere perché non mi ricordo. No, se ci mancherebbe, allora siamo per Paolo e Fabrizio, stanno analizzando la partita, quindi per Paolo dicevi nei quarti di finale schiererete la migliore formazione e cercherete di andare avanti in semifinale. Non ci siamo fatti scoprire subito, non abbiamo scoperto i nostri... Non abbiamo svelato i segreti, quindi puntiamo agli scontri diretti per mettere a tacere tutte le chiacchiere brutte che ci stanno circondando in questo momento. Va bene per Paolo, noi 0775 ti facciamo i complimenti, in bocca al lupo per il proseguo del torneo e passiamo invece al vincitore di questa sera, Fabrizio Tarpino, noto...